Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi unboxing fresco fresco di un nuovo ricevitore del marchio Sending. Marchio nuovo sul nostro canale, è la prima volta che ne parliamo, ma molti di voi mi hanno fatto richieste proprio per questo GPS, quindi ho voluto accontentarli e far uscire un video. Mi raccomando, guardate questo video fino in fondo che annuncerò un nuovo format che partirà su questo canale. Ed ora procediamo! Quella che vedete alle mie spalle è proprio la cassa del nostro GPS. Apriamola subito. Si tratta del modello T7, molto piccolo e compatto, mi ricorda moltissimo il G20. E a voi? Il colore mi piace tantissimo, questo verde militare che tra l'altro si abbina alla mia maglietta è davvero fantastico. Anche il design è ricercato, un cubotto bello solido e compatto con la struttura in lega di magnesio per combinare robustezza e portabilità. Calcolate che pesa meno di un chilo. Nella parte davanti troviamo un unico tasto accensione e spegnimento, per cui non possiamo sbagliarci. E qui sopra una striscia nera che comprende i vari LED, molto minimal. In ordine abbiamo il LED delle correzioni, il LED dei satelliti, il Bluetooth e la spia dell'accensione. Semplice e lineare, mi piace. Nella parte inferiore troviamo due cicalini per l'audio, anche questo GPS parla ed emette suoni, il che devo dire può tornare utile. Ovviamente è disponibile sia in italiano che in inglese. Infine abbiamo tre connettori, quelli per l'antenna, quello per la ricarica e quello per il collegamento USB. E questo è il nostro carissimo compagno. Continuando con lo spacchettamento del nostro kit rover, troviamo un palmarino da 6 pollici, su questo non mi dilungo troppo perché vi ho già parlato dei vari tablet in un altro video, se siete interessati vi lascio il link qua sopra. Abbiamo l'holder per il controller, il caricatore LEMO, l'antenna radio, l'antenna GSM. Bravi ragazzi, ogni esigenza la sua antenna. E per terminare abbiamo il magico taschino che contiene il cavo di collegamento USB LEMO 7 pin. Ah, caspita, quasi dimenticavo, il nostro carissimo misuratore lo troviamo sempre qui, nell'apposito scomparto insieme al codolino qui a sinistra. Passiamo alle caratteristiche tecniche. Il T7 ha una scheda da 965 canali che comprende tutte le costellazioni. Inoltre l'antenna è stata pensata per evitare tutti i tipi di interferenze ed ha una capacità di cattura del segnale satellitare davvero sensibile. Come sicuramente avrete intuito, la batteria è integrata da 6800 mAh che vi dura tranquillamente una giornata di lavoro, dichiarato dalla casa più di 10 ore. Nel caso vi si dovesse scaricare, comunque c'è la possibilità di attaccarlo ad una power bank e ovviare il problema. Questo piccoletto è dotato di inclinometro, infatti la funzione super tilt ci permette di acquisire il punto con l'inclinazione della palina fino a 60 gradi. E oltretutto il sensore IMU non richiede la calibrazione, si attiva in pochi secondi con l'oscillazione della palina. Altra funzione interessantissima, udite udite, è provvisto di radio, sia ricevente sia trasmittente. Mica male. Il range di frequenze è 410-470 ed è compatibile con i seguenti protocolli: TrimTalk 450S, TrimMark 3, CHC, South, Satel e iTarget. Per quanto riguarda invece la portata della radio, arriva fino a 5 km in area urbana, ma può arrivare anche a 10 km in area extraurbana, quindi in situazioni dove abbiamo completamente campo aperto. Bene ragazzi, direi che le caratteristiche salienti le abbiamo dette tutte. Ora tenetevi forte perché dal prossimo video inizierà un nuovo format dedicato completamente ai test di questi GPS. In particolare inizieremo con il Sending T7. In cosa consiste? Daremo un giudizio complessivo ad ogni ricevitore seguendo una serie di 10 test. Ad ogni test verrà attribuita una valutazione. Alla fine le sommeremo tutte e valuteremo appunto il grado di questo GPS. Spero che questa idea vi piaccia e che se così fosse ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così riceverete tutte le notifiche dei prossimi video che pubblicheremo. Noi invece ci vediamo alla prossima. Ciao!